all'inizio del Novecento, i nazionalismi dei paesi europei hanno prodotto la prima guerra mondiale e più di 10 milioni di morti. Poi sono venuti i fascismi, i totalitarismi e il nazismo, la seconda guerra mondiale, la Shoah e più di 35 milioni di morti. Durante la seconda guerra, tre antifascisti, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, costretti al confino, scrissero il manifesto di Ventotene per un'Europa finalmente libera e unita. Per evitare altri massacri occorreva una federazione di tutti gli stati europei, finalmente in pace. Una visione straordinaria e innovatrice. Il 9 maggio 1950, a Parigi, il ministro degli esteri francese Robert Schuman propose di mettere in comune la produzione del carbone e dell'acciaio, prodotti indispensabili alla guerra, per rendere impossibile un nuovo conflitto. Dopo un anno nacque la CECA, primo passo verso l'integrazione europea. Dopo 70 anni, 27 stati europei sono riuniti nella più straordinaria unione di paesi democratici del mondo, che produce ricchezza per i suoi 446 milioni di abitanti ed è fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto, della democrazia. Nel 2012 l'Unione Europea ha ricevuto il premio Nobel per la pace per aver contribuito a trasformare la maggior parte dell'Europa da un continente di guerra in un continente di pace. Oggi festeggiamo l'integrazione europea, antidoto ai nazionalismi, e lavoriamo nel Partito Liberale Europeo per un'unione sempre più forte, libera e democratica, per accantonare gli egoismi nazionali e vivere nella pace e nella solidarietà con i nostri concittadini europei.